questo video vorrei fare una recensione approfondita dell'Amazon App Store per Android, teoricamente disponibile solo per clienti americani, ma esiste un metodo scritto, lo trovate in internet, basta che googlate anche solo per un minuto per iscriversi e inserire un account e una residenza americana in modo che possiate averlo anche sul vostro smartphone o tablet Android, che invece utilizzate in Italia, con il piccolo handicap di non poter scaricare applicazioni a pagamento. Ma non preoccupatevi, perché, come andiamo a vedere subito, ogni giorno ne viene offerta una gratuita. Per esempio, questa Scribble Pro, che costerebbe $1,99, oggi viene offerta gratuitamente e ogni giorno ce n'è una nuova. E ho trovato applicazioni molto interessanti, altri giorni invece vengono proposte delle applicazioni assolutamente inutili. Qui, per esempio, andiamo a vedere le immagini di questa, torno indietro, e si trovano, se volete scaricarla, non rimane che cliccare su free e poi su install. Vi viene mandato un'email alla mail con cui siete iscritti con una ricevuta per il valore di 0, in quanto appunto è l'applicazione del giorno resa gratuita. Non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo. Appena sotto vediamo le categorie. Allora, nuovi giochi, entertainment, lifestyle, novità e condizioni meteo, utility, applicazioni dedicate al mondo social, tutte le categorie raccomandate per te. Andiamo a vedere tutte le categorie, che ci permette di fare una selezione. Vedete, sono presentati in ordine alfabetico di quelle che preferiamo. A me piacciono molto quelle per il mondo social, quindi vado a selezionarle. Ok, compaiono in questo modo. Purtroppo io Twitter ce l'ho già installata, non mi viene rilevata come già installata, ma ho la possibilità di scaricarla un'altra volta. Un vero peccato, insomma, che manchi questo sistema in questa versione. Ma devo dire che dalle prime versioni fino a questa sono stati fatti dei miglioramenti notevoli. Pensate che in una delle prime continuava a crashare. Ogni giorno crashavo 2 o 3 volte anche senza averla aperta. Quindi, ottimo lavoro di Amazon, ma c'è ancora tanto da lavorare e lo vedremo anche in alcune parti successive di questo video. Ora, io ho installato per esempio anche TweetDeck, ce l'ho già installata e non mi viene rilevata. Andiamo a installare cosa? Giusto per farvi un esempio, qualcosa di ok. Andiamo a installare HotSuite. Ok, clicchiamo su Free. Ancora il bottone diventa verde. Get up. Il download parte. Questa è la sezione My Apps, che è raggiungibile cliccando il tasto menu. Qui sotto compaiono 6 voci: Home, cerca, categorie, My Apps, che è appunto questa, Recommended e More, che sono per le impostazioni e per trovare gli aggiornamenti. Inoltre, per ricaricare la lista delle applicazioni, tanto avete sentito la mail per la ricevuta di 0, perché dato che è un'applicazione gratuita, l'installazione viene fatta ancora, insomma, come se venisse scaricata da internet. Per il momento clicchiamo su fine, comunque installata correttamente. Ritorniamo a More, ricarica le applicazioni di lista, salva per dopo, quelle viste recentemente, settings, che servirà poi a aggiornare. Lascia un feedback, sezione aiuto, che è in americano, condizioni legali. Andiamo a vedere settings. Allora, possibilità di fare un regalo, limite massimo di peso per l'applicazione per fargli fare solo il download in wifi e non per la connessione 3G.
una cosa molto importante e molto utile. Attuale versione 1.15, andiamo a cercare se c'è un aggiornamento. Nessun aggiornamento trovato. E ok, release note, vale a dire i bug fix o i change log, come vogliamo chiamarli, della recente versione. Torniamo indietro. Ok, allora in My Apps troviamo tre sezioni. New sono le applicazioni nuove, sono quelle che comunque io ho visto, scaricato o trovato gratuitamente scaricato in tutti questi mesi, perché io la uso da mesi. Update available, dunque non viene mostrata nessuna funzione o icona di aggiornamenti, ma bisogna andare in questa sezione e riscaricare l'applicazione da capo con l'aggiornamento. Spero che nel tablet Amazon, che verrà presentato il 28 settembre, da quello che sembra, questi piccoli problemini vengano risolti e si arriva a un'applicazione che ha anche la funzione di aggiornamento, come attualmente ce l'ha il market Android ufficiale di Google. Haul invece tutte le applicazioni che ho trovato e scaricato. Purtroppo non vengono messi i filtri. Per esempio, potete trovare Adobe Air anche se avete un cellulare che non può supportarlo. Quindi questo è un piccolo problema. Lo scaricate e poi non vi si apre. Non pensiate che in un secondo momento riusciate a utilizzarlo solo perché lo trovate qui. Però, nota positivo, per esempio, Freddy YouTube Downloader, che ho visto ha avuto un successo incredibile nella recensione scritta per Android, qui c'è. E ho notato tra l'altro che è ritornato anche sul market Android da qualche giorno, quindi fino a una futura rimozione per qualche segnalazione, eccetera, eccetera, ci rimarrà. Andiamo a vedere HotSuite che ho appena scaricato, questa volta l'apriamo. Vabbè, niente, qua mi chiede un account, pensavo di fare una dimostrazione subito, secca. Dell'applicazione appena scaricata per dimostrarvi che funziona, ma queste cose qui negli account attualmente non abbiamo tempo. E dunque ritorniamo a menu e home. Ok, le applicazioni nella parte inferiore, vedete, vengono mostrate a griglia top paid, top free e top rated. Quindi abbiamo subito sotto mano una ottima quantità di applicazioni, se solo ok. Vediamo che pian pianino si sta caricando. Devo dire che come stabilità non mi ha creato problemi. Le applicazioni si riescono a scaricare. Stabilità assolutamente niente da dire. Anzi, come questa è la seconda volta che ripeto il video, prima pensate che il market di Google mi ha crashato 2 volte, mentre invece questo come fluidità eccetera eccetera niente da dire. Come stabilità veramente niente da dire. Il numero di applicazioni ovviamente molto più limitato rispetto al market di Google, però inizia a crescere è disponibile sia su tablet che su smartphone. Basta ovviamente andare sul sito, iscriversi, vi viene mandata, inserite una vostra email, vi viene mandato un link, abilitate la voce per installare le applicazioni esterne che la trovate in impostazioni, poi andate in applicazioni, che per l'occasione è scomparsa, no? È qui. Abilitate la prima voce origini sconosciute e il vostro Amazon App Store lo trovate tranquillamente su ogni dispositivo Android. Vi metto un link anche sotto il video in modo che abbiate subito sotto mano la guida per iscrivervi. In questo modo credo di facilitarvi e di fare qualcosa di utile per voi, insomma. È la guida di androidiani.com, di cui posso dire con orgoglio, faccio il moderatore. Alla prossima video recensione, questa è stata l'Amazon App Store per Android, da android.it.